Jersey, sai cos'è uno studio su fratelli? No. Si testa un farmaco solo su due pazienti con lo stesso patrimonio genetico. Due fratelli con la stessa malattia. Megan e Patrick. Ha un alto valore sperimentale. Con due soli pazienti non ci vorrebbe molto enzima. E noi non glielo diciamo finché non abbiamo l'anatra nel sacco. Posso delineare un protocollo e trovare un ospedale disposto a somministrare la cura. Sì, ma non ci sperare troppo. Puoi solo pregare. Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Ma Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione, una stronzata universale. Guarda ma non toccare. Tocca ma non gustare. Gusta ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, no mai! Non potevano permettere che Kennedy ne uscisse vivo. Beh, le cose non furono più le stesse dopo di allora. Il Vietnam cominciò sul serio, c'era un'aria di, non lo so, di finzione al Pentagono e alla CIA. Noi delle operazioni segrete sapevamo che la commissione Warren era tutta una finzione. Ma c'era qualcosa di più profondo, di orrendo. Io conoscevo Allen Dulles molto bene, ero stato spesso a casa sua. Ma per quanto mi sforzi non riesco a capire perché fu incaricato lui di indagare sulla morte di Kennedy, dell'uomo che l'aveva cacciato. Dulles, per inciso, era il protettore del generale Y. Su, dottore, qual è il responso? Dica. Non sono un grande cantante quando sto in auto. Ah, ma tu sei veramente pesante, Perry. Dai, lasciati andare. Non hai queste emozioni in un lavoro normale? No, e no, e no, e no. Sai che ti dico? Non ce l'hai. E invece a volte sì. Stai guardando mio figlio Davy? Ha 10 anni lì, per me avrà sempre quell'età. Non posso staccare gli occhi da lui. Ah, non ti biasimo, è bellissimo, ha preso da mamma. Scherzavo. Vorrei poter stare di più con lui. Quando ha cominciato la scuola, il primo giorno ha pianto lui, il secondo io e il terzo tutti e due, perché ci eravamo scontrati col go-kart. Mi si è storto il naso per questo. Naso nuovo. Nuovo naso. Qual è la tua parola preferita? Strangolare. Ti abbiamo